Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar che Centromarca organizza con l'intenzione di fare un viaggio dentro al valore e ai valori della marca. Abbiamo 500 persone in collegamento, quindi un numero significativo, e lo interpretiamo come un segno della capacità di attrazione che l'industria di marca e la cultura di marca riesce ancora a mantenere all'interno della business community italiana. Nelle tappe di questo percorso, di questo viaggio, ci aiuteranno gli ospiti che abbiamo invitato e che cortesemente ci hanno assicurato la loro partecipazione. Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, Alessandro Marangoni, Presidente e Amministratore Delegato di Altesis, e Carlo Alberto Pratesi, professore di marketing, innovazione e sostenibilità all'Università di Roma Tre. Prevediamo una sequenza di relazioni, di presentazioni e alla fine una sessione di domande e risposte che potranno essere sottoposte ai relatori attraverso la chat che è resa disponibile dalla piattaforma. Aggiungo che ai nostri lavori doveva partecipare anche Marco Travaglia, che è il presidente e amministratore delegato di Nestlé Italiana, del gruppo Nestlé in Italia, nonché vicepresidente di Centromarca. Purtroppo impegni aziendali con il board europeo di Nestlé gli hanno impedito di essere qui con noi presso la sede di Centromarca per questa iniziativa e non potrà essere qui. D'altro canto, ha voluto comunque assicurare il suo contributo, il suo pensiero e i suoi auguri a questo webinar con una clip video che prego la regia di lanciare. Grazie. Buongiorno a tutti, mi spiace molto non poter essere presente con voi, ma tramite video è comunque un piacere poter condividere le mie riflessioni. Oggi affronteremo il tema del valore condiviso creato dal sistema marca in Italia e i suoi riflessi sul ruolo che le marche possono operare come attori della sostenibilità. Sono temi posti con forza dal nostro presidente al centro dell'attività dell'associazione e di grande attualità, oserei dire accelerata, in quest'ultimo anno. Le considerazioni che ci hanno portato a voler approfondire con il fondamentale contributo di Altesis questi temi si possono riassumere in tre concetti: considerazione, misurazione ed azione. I prodotti di marca riempiono la vita di milioni di concittadini ogni giorno, che ne apprezzano soprattutto i valori percepibili in termini di qualità, innovazione, prestazione e accessibilità. Oggi però alle marche viene chiesto anche di diventare, per essere sempre più considerate da un cittadino attento ed esigente, delle case di vetro, attraverso cui leggere i valori che le muovono, vedere le persone che le rendono realtà concrete e conoscere gli impegni che si intendono portare in ambito sociale o ambientale. Nell'anno complicato che abbiamo vissuto e stiamo ancora in larga parte vivendo, abbiamo proprio potuto osservare come il cittadino consumatore si sia rivolto in prevalenza ai prodotti di marca per trovare da un lato rassicurazione, ma anche chiedendo loro uno sforzo ulteriore per rappresentare nuove istanze che stanno fortemente emergendo. Le nostre aziende oggi devono impegnarsi per proporre prodotti che siano sostenibili, ma allo stesso tempo, proprio attraverso le marche, devono interpretare una missione sostenibile. Impegni come la tutela della società e dell'ambiente, comportamenti corretti nei rapporti di mercato, attenzione alle esigenze dei territori sui quali incidiamo, equilibrio e equità all'interno delle nostre aziende, sono i valori che le aziende associate a Centromarca cercano nel quotidiano di portare dentro ai prodotti di marca. Ma come fare a comprendere tutto questo valore e come trovare una misura per esprimerlo? Realizzando le ricerche sulla generazione di valore condiviso dell'industria di marche e sul suo impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, Centromarca ha voluto dare una dimensione concreta ad alcune forme di questo impegno, di questo approccio etico al mercato e alla società. La ricerca sul valore condiviso ci dice quanta ricchezza è prodotta a monte e a valle del nostro sistema di imprese, riverberandosi sui fornitori e clienti, generando posti di lavoro, contribuendo alla crescita del prodotto interno lordo e al gettito fiscale. Misurare l'importanza di questo impatto per il nostro paese, anche semplicemente in termini di contributo al prodotto interno lordo, ci dà consapevolezza e forza per portare poi avanti concretamente le nostre azioni. Come
Come vedremo, le nostre aziende si distinguono in positivo rispetto alla media nazionale del campione Istat. Sono state anticipatrici nel campo dell'ecoefficienza, hanno ridotto l'uso eccessivo di risorse primarie, intervengono sugli imballaggi per favorirne il riciclo, hanno ridotto le emissioni di anidride carbonica e i consumi energetici, per prendere parte alle sfide che sono di tutti i cittadini. Sono sfide ampie e di grandissima attualità in ambito non solo italiano, ma anche europeo. L'industria di marca si trova posizionata in modo ideale per raccogliere queste sfide. Essere vicini al mercato fa parte del nostro DNA. Continueremo a riempire di contenuti non solo di innovazione, ma di esperienza e di valore i nostri prodotti e le nostre marche, consapevoli che il cittadino ci richiede sempre di più, ma ci riconosce anche un ruolo e guarda le aziende di marca come parte della soluzione e non del problema. Crediamo che con la trasparenza e la concretezza dei dati che presentiamo oggi possiamo dare un ulteriore contributo a questo percorso. E questo significa agire responsabilmente, seguendo una bussola etica e attribuendo un senso al nostro operato. Grazie a tutte, a tutti e buon lavoro. A presto!